Il viaggio ha inizio! Con l'energia eterea potrò finalmente raggiungere Argata! Mi duole informarvi che per la Terra e i suoi abitanti sarà la fine! Passati alcuni mesi dai fatti di Buried in Sudafrica. I Victis hanno aiutato Maxis, ma questo ha portato la Terra alla rovina. All'uomo infatti interessava solamente ricongiungersi con sua figlia, e a rimetterci le piume saranno proprio gli abitanti del pianeta. Misty, Marton, Rassman e Stullinger continuano a sopravvivere contro i non morti che abitano la Terra, ma all'orizzonte c'è un nuovo nemico, una versione zombificata di un tedesco che nessuno di loro conosce. Si tratta di Richtofen, nel corpo donatogli da Maxis al termine della sua vittoria come vendetta per ciò che aveva fatto a Samantha. C'è però anche un altro Richtofen che si sta interessando ai Victis. Primis Richtofen inizia infatti a manipolare Stullinger dall'interno della casa ad Agartha e a comunicare con lui, dopo che un'altra versione dello scienziato in passato aveva già cercato di servirsene per i suoi scopi. Primis Richtofen e Zombie Richtofen spingono così i Victis ad entrare in una fenditura, questo poco prima che Maxis distruggesse definitivamente il pianeta sfruttando il potere dell'etere oscuro. Lo squarcio spazio-temporale porta i Victis in una struttura abbandonata, che incredibilmente Rassman sembra riconoscere. L'uomo è infatti spesso colto da amnesie, ma il luogo gli fa tornare alla mente un passato che aveva cercato di dimenticare. La struttura che i Victis stanno visitando si chiama infatti Broken Arrow, una stazione di ricerca scientifica americana creata dal governo negli anni 60 dopo i fatti del Pentagono, nel quale il presidente Kennedy e gli altri presenti riuscirono a scamparla contro i non morti. Rassman nel 1973 venne messo a capo della sicurezza della struttura, un luogo dove gli scienziati utilizzavano tecnologie particolari e strani oggetti luminosi per creare abomini viventi. Gli scienziati si spinsero però troppo in là, provocando un incidente che liberò i mostri e costrinse Rassman ad abbandonare la struttura, che venne in seguito chiusa. I Victis sono portati lì dalla fenditura e da Richtofen per recuperare un particolare cristallo utilizzato in passato dagli scienziati, ma si ritrovano circondati dagli zombie guidati dal Richtofen zombificato e dai Bios, le creature create a Broken Arrow sfuggite al controllo. Una volta recuperato il cristallo, una nuova fenditura si apre quindi davanti a loro, ma c'è un problema: i Victis oltrepassano lo squarcio, ma gli zombie li stanno inseguendo. Il gruppo si ritrova ora nella base zero, assediata dai non morti, e fanno la conoscenza di Sofia, un'intelligenza artificiale messa a controllo della struttura da Maxis. La base zero è un gigantesco magazzino creato da un Maxis di una timeline alternativa che ha viaggiato per il multiverso per collezionare e conservare i più disparati oggetti, tra i quali c'è qualcosa che interessa ardentemente anche Primis Richtofen, che li ha inviati lì. Sofia cerca di eliminare i quattro sopravvissuti riconoscendoli come ostili, ma Marton riesce a distruggere l'intelligenza artificiale e a trovare la camera che Richtofen desiderava, dove i quattro si inseriscono in alcuni macchinari che sfrutteranno il loro sangue e il cristallo trovato a Broken Arrow per guarire il mondo in cui si trovano, chiamato la Terra Vuota. La realtà di questa dimensione manipolata dal Maxis autoctono si rivela però troppo fragile, tanto da creare campi di instabilità totale capaci di disgregarsi con il semplice tocco. I Victis, che qui hanno trovato un sano rifugio dopo mesi di lotta continua, pensano a restare nella Terra Vuota, ma Richtofen, che continua a comunicare e a manipolare Stullinger, gli comunica che è impossibile restare lì e che ha bisogno di loro. Nonostante la diffidenza iniziale di Marton, Misty e Rassman, il quartetto riprende dunque le armi e torna all'interno della base Z, perché lì si nasconde l'oggetto tanto caro a Richtofen, il Cronorium, un libro dentro al quale è contenuta la storia passata, presente e futura di tutti gli universi. Fuggiti al nuovo agguato dei non morti, guidati dallo zombie Richtofen, i Victis tornano nei macchinari e ripristinano la realtà come la conoscevano, fuggendo di nuovo. Lo zombie Richtofen, vedendoli fuggire, si disinteressa di loro e punta al suo reale obiettivo, le fiale di sangue dei quattro sopravvissuti, che prende e porta con sé, senza più farsi vedere da loro.
Distrutta la base zero, una nuova fenditura si apre di fronte agli occhi dei Victis, che vengono teleportati nella casa di Agartha, dove incontrano Richtofen. Il dottore ottiene il Cronorium e spiega il bisogno di manipolare Stullinger. I Victis erano l'unico modo per recuperare il libro e avere una speranza per fermare le forze del male che vogliono distruggere ogni dimensione. Primis Richtofen parte dunque velocemente attraverso una fenditura, si dirige prima alla Terra Vuota, dove recupera il sangue dei Victis dalla sua versione zombie, e poi ad Alcatraz per recuperare il sangue dei prigionieri di Mob of the Dead. Infine fa visita alla sua versione Primis da giovane per consegnargli le fiale che avrebbero permesso ai Primis di sopravvivere al termine di Revelations. Tornato dai Victis, i quattro accettano la sua proposta di aiutarli a continuare a vivere e tornano quindi ad Alcatraz, nei laboratori sotterranei fatti costruire nella dimensione 63 da Primis Richtofen. Qui lo scienziato decide di ibernare i Victis, che dunque continuano a vivere pronti, forse, per una nuova battaglia da combattere. Proprio pochi secondi dopo sopraggiungono sul posto Primis Richtofen con il suo gruppo da Zetsubu no Shima per recuperare le fiale di sangue che gli serviranno in futuro. Il Richtofen che ha manipolato Stullinger si congeda dunque dai Primis e riparte per la sua missione. Il suo compito è svolto, tutto è andato per il verso giusto e il ciclo si è chiuso. Ma come sappiamo, in qualche modo, il ciclo può essere spezzato. Was stumbling around in total darkness part of plan? You give us the fire, we'll give them hell. Do not speak so lightly of hell. Easy, Tech. I didn't mean the real thing. Gentlemen, we are here. This way, if you please. You're late. Doctor. Doctor? Is there a problem? Two for each of them. Survival depends on it. Yeah, you remember? So much to do. A vessel for Maxis. The opening of the gateways. Are you sure you're not getting confused? You'll be needing this. The Cronorium? But I've already read it. Read it again. What is the meaning of this? The pages have changed. They... our blood. My blood. You cannot possibly expect me to let this happen. You son of a bitch! Let me guess. You're not gonna let us in on what that was about. Or explain why you have people in freezer. We are leaving. So, the conditioner. Asshole.